Aloe Plus Cani e Gatti Web TV. Dottoressa, ci può parlare del caso di Ivana? Ivana è una gatta affetta da micosi, anche molto difficile da avvicinare e da trattare. La diagnosi l'ho fatta praticamente sia con la luce che al microscopio. Dopodiché abbiamo cominciato solamente con il dermospray, perché lei assolutamente non ingerisce nulla, qualsiasi prodotto, non solo l'Aloe Plus, qualsiasi cosa gli mettevamo col cane ce lo sputava e slavava. Per cui con lei mi sono trovata benissimo, perché ho dovuto utilizzare solamente quello spray, addirittura una volta al giorno, perché non si faceva toccare più di una volta al giorno dai proprietari. E quindi da lì ci sta chiaramente il vantaggio di non dover utilizzare un antimicotico per via orale, che ci può dare anche una problematica sul fegato poi dopo per la sua metabolizzazione da parte del fisico stesso. Per cui sui cuccioli o sui gatti, su tutti gli animali con una singola lesione, io posso dire oggi di poter utilizzare tranquillamente anche solo il dermospray. Lì dove gli animali accettano di prendere la pasta o lo sciroppo, chiaramente è meglio, perché prima di Ivana avevo trattato un cucciolo con una singola lesione associando praticamente la pasta come supporto, e ho avuto una ripresa veramente rapida rispetto agli altri cuccioli, dove al limite usavamo solamente la cremina locale e ci mettevamo 2 mesi, 1 mese e mezzo. Quel cane in 4 settimane è andato a posto, e poi abbiamo continuato con la pasta per aiutarlo nella fase di vaccinazione praticamente.